amici sono quello a cui tengo di più. E l'idea di perderli era l'unica cosa a cui riuscivo a pensare. Non pensavo al fatto che sembrava un perfetto primo giorno di seconda media. O al fatto che la nuova preside sembrava fluttuare come un terrificante fantasma. E nemmeno al fatto che a Paul Smolitor, il sorvegliante, fossero cresciuti i baffi durante l'estate. No. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare era: alle superiori perderò i miei migliori amici. Buon primo giorno, cara migliore amica! Fenwick Fraser, possessore di un mega cervello e di 100 stilosissime cravatte. E il primo amico che io abbia mai avuto. È un Maya salvadanaio. Ti tornerà utile. Le rette universitarie sono alle stelle. Ti laureerai piena di debiti e nessuno ti assumerà, perché quando finirai sarai già vecchia e poco presentabile. Vuoi essere mio amico? Sì. E da allora lui c'è sempre stato per me. Noi non ci vedremo più. Cosa? Ascolta, se un giorno vorrò andare a Stanford e governare il mondo, devo concentrarmi sulla scuola, non sull'amicizia. Ma cosa fai a pranzo? Studio. Cosa fai nell'ora di studio? Studio? Beh, allora... Ci vediamo alla laurea! Ok, lo ammetto. Sembrava proprio che avessi perso il mio primo migliore amico ancora prima dell'appello. Ma sapevo anche di poter contare sul mio secondo migliore amico. Christian Powers, detto anche Crispo, che ha appena tolto l'apparecchio, che dietro mio consiglio si è finalmente tagliato i capelli e che, dopo che gli avevo salvato la vita alla scuola materna, aveva giurato che sarebbe stato il mio migliore amico per sempre. Ora che ho tolto l'apparecchio, non smetto più di leccarmi i denti. Ok, basta però! E cerca di sorridere e aiutarmi a trovare il modo di riportare Fen alla ragione. Ciao, Crispo! Sua Altezza Mindy Mines, la ragazza più popolare della scuola. La detesto. Wow, sembri molto diversa. Mi sono tagliato i capelli e ho questa fantastica giacca che è fantastica. Già, infatti adesso sei dei nostri. E così il mio sogno sulle superiori si stava trasformando in un incubo sulla scuola media. Fenwick aveva preferito il mondo dello studio e Crispo il mondo del successo. Mi sono fatta prendere dal panico? Sì. Sapevo di avere solo bisogno di trovare qualcosa che li riportasse al mondo dei migliori amici per sempre. Ma cosa?